L'hai messo alla sinistra. Alla sinistra. Buon pomeriggio. Allora, abbiamo con noi, con grande piacere, Oscar Farinetti. Facciamogli un applauso perché averlo qui da noi, non è facile. Un uomo super impegnato, con il grande Luca Bottura, quindi un altro personaggio mitico. No, voi siete adesso senza, no, non fate modesti, siete due persone che nei vostri ambiti siete importantissimi. Presentiamo questo libro di Oscar Farinetti, Never Quiet, la mia storia, ed è veramente la sua storia. Sembra molto grosso, ma non spaventa per niente quando entrate. Dice la quarta copertina: se per voi è impossibile stare fermi, lo leggo perché, avendo conosciuto Farinetti un po' di anni fa, è proprio lui. Se preferite sbagliare direzione piuttosto di non decidere, se ogni tanto sentite una scimmietta sulla spalla che vi spinge a lanciarvi in qualche avventura insensata, la mia storia è un po' anche la vostra. Se invece siete dei sereni a oltranza, attenzione, questo libro potrebbe farvi venire la tentazione di invertire la rotta. Quindi, un libro veramente curioso che fa parte del ciclo La Voce dei Libri, un'iniziativa, lo dico ogni volta, magari ci sono alcuni di voi che sono già venuti altre volte, Comune di Bologna, l'istituzione Biblioteche, assieme a Coppa Alleanza 3.0, ha dato vita a questa Voce dei Libri in una sala così prestigiosa e meravigliosa che non c'è personaggio che invitiamo che rimane stupito, perché dice, Oscar, una sala così dove si parla di libri, prova a dire tu che viaggi il mondo. È difficile averla. Allora, tutto questo è stato possibile attraverso, come sempre, tutte le cose ci vuole i finanziamenti, la BPER, questa banca di Modena, stupenda, una delle poche banche italiane che dà grandi risorse per la conoscenza dei libri e l'organizzazione di eventi, soprattutto dove si leggono libri. Quindi va veramente citata. Dunque, voglio, prima di dare la parola a tutti, ricordarvi anche che queste iniziative sono in collaborazione con la Scuola Galante a Garrone, Scuola di Teatro, e noi abbiamo il piacere ogni volta di avere dei giovani che leggono alcuni brani del libro. Vorremmo che leggessero di più, ma insomma il tempo è questo di un'ora, quindi non possiamo andare oltre. Ma vi assicuro che anche sentire la voce di queste parole sono veramente un fatto fantastico che ti fa venire voglia di entrare nel libro. E per finire, questo lo leggo a tutti e due i relatori, autore e relatori, Stefan Zweig, questo non te l'ho mai letto, dice, un grandissimo, il libro ha il potere di dilatare l'anima e costruire mondi nella nostra vita interiore. Questo è uno di quelli, Senza quella perpetua ossigenazione del cervello, si rimane murati in se stessi. Mentre quando leggiamo, cos'altro facciamo se non partecipare dall'interno alla vita di persone strane, vedere con i loro occhi, pensare con il loro cervello? La lettura del tuo libro ti porta proprio a ragionare così. Grazie molto di essere venuto. Grazie. Ora proverò a definirmi meglio. Fermo, mai. Calmo, talvolta. Immobile, mai. Tranquillo, ogni tanto. Inerte, mai. Sereno, abbastanza, ma vorrei di più. Indifferente, mai. Silenzioso, raramente, purtroppo. Distaccato, mai. Mite, dipende. Indolente, mai. Pacato, a volte ci riesco. Impassibile, mai. Placido, può succedere. Paziente, mai. Posato, poche volte, mannaggia.
imperturbabile mai, flemmatico succede, lento mai, pigro capita, lo ammetto, fiacco mai, controllato ci provo, svogliato direi mai, freddo mai e poi mai. 13-11 vince il mai. Dunque ecco il riassunto in due parole: mai quieto, ma abbastanza sereno. Sono fatto così, vado per maggioranze e semplifico, anche se in cuor mio non mi faccio mancare il peso del dubbio. Negli anni ho affinato questa tecnica per decidere velocemente e scegliere la direzione. Spesso mi capita di non essere sicuro di prendere la strada giusta, tuttavia mi incammino. A bad decision is better than no decision. Comunque impegnandosi, il più delle volte la si azzecca. Dipende dall'analisi. Occorre farla bene l'analisi. Conviene dedicarci un bel po' di tempo. Tutte le volte che ho sbagliato è avvenuta a causa di un'analisi frettolosa. A un'osservazione corretta, normalmente, segue una decisione giusta. Decidere è importante. Forse è la cosa più importante. Sento spesso dire e ripetere: sono indeciso. È terribile. L'indecisione a oltranza provoca uno stato di infelicità per sé e per gli altri. Si resta immobili. Cresce il grasso nella mente. D'altra parte, che cos'è l'infelicità? Una condizione di sofferenza. Il dolore di vivere a causa di mancate decisioni, prese o subite. Sempre all'origine dell'infelicità c'è l'indecisione e spesso all'origine dell'indecisione c'è la pigrizia. Chi è pigro non decide, perché se mai decidesse poi deve incamminarsi. In realtà decide di non decidere per mascherare la propria pigrizia. Dunque l'infelicità diventa una sordida specie di godimento, il meschino masochismo del pigro, che non sarebbe un problema se non andasse a intaccare la sfera della felicità altrui. Ma loro, i pigri, in genere sono anche egoisti e se ne fregano della felicità altrui. Eccolo, secondo me, il sommo problema del nostro tempo, la pigrizia. Io non capisco questo attacco diretto a me immediatamente sulla pigrizia e non lo condivido. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie Oscar di avermi chiesto, molto gentile, scelto inspiegabilmente, peraltro infatti ne approfitto per chiedertelo qua, sei sicuro che tu volessi questo Bottura oppure hai sbagliato Bottura? Sì, il Bottura di oggi, perché già mi piacevi quando scrivevi e basta, ma adesso che sei alla radio sei proprio bravo, sei formidabile, hai dei ritmi pazzeschi. Ma è la prima volta che fai la radio? No, l'ho fatta per un po' di anni, mi piace molto. Sai cosa di bello la radio? Che è una dote che tu spesso elenchi, è leggera. Puoi dire anche le cose più, come dire, a volte urticanti, ma passano per fortuna, ma un po' rimangono. Ma non siamo qui per parlare di me, siamo qui per parlare di questo libro che a me è piaciuto molto, non che conti ovviamente questo, e che ha una serie di legami con Bologna, inspiegabilmente. Forse Oscar non lo sa, ma questa sala borsa bellissima, prima lo diceva Romano, per un periodo ospitò anche un ristorante al piano superiore e venne trattata questa come se fosse una profanazione. E fu una scelta dell'allora sindaco di Bologna, Guazzaloca, che faceva il macellaio. Era come se noi, che siamo i più pragmatici, noi emiliani, avessimo paura di mischiare quello che invece tu mischi da tutta la vita. Cioè, il libro lo racconta bene, diviso con me in due fili narrativi, diciamo, tutti scritti alla stessa scimmietta, ma ci arriviamo alla scimmietta, con questa meravigliosa crasi, e dico crasi per dimostrare che ho fatto il liceo classico, anche se non l'ho fatto, tra l'imprenditore, il venditore, ma anche il venditore e il creatore dei sogni. Quando tu sei venuto ospite in radio da noi, ti ho definito lo Steve Jobs alla bagna cauda, che può sembrare una, come dire, una battuta anche piuttosto infelice, ma in realtà secondo me è un complimento, perché in tutti questi anni, e nel libro lo racconti molto bene, ti sei creato un immaginario, hai creato l'immaginario di altri, hai venduto quell'immaginario. Secondo me è una cosa che ha molto ma molto funzionato.
L'altra cosa, ne abbiamo parlato prima, ma ne parleremo insomma di cibo e di altre vicende, a Oscar chiederò se davvero gli spaghetti alla bolognese esistono, li vendono qua fuori, quindi dopo andremo insieme ad assaltare, diciamo, questo ristorante che li fa, anche se entrambi ormai ci siamo rassegnati. E l'ultima cosa invece che volevo segnalare rispetto al libro, appunto, è questa scelta sempre un po' al confine tra la grande intelligenza e, perdonami il termine, un minimo la paraculaggine, e poi parliamo di come sei riuscito a mandare Joe Bastianich a schiantarsi teoricamente contro un muro quando hai aperto il primo Italy a New York, questa capacità appunto di miscelarlo in questo, quanto ha contato la scelta di trovarti un alter ego che appunto è questa scimmietta che nel libro rappresenta la voce narrante. E ti faccio la domanda che ti farebbero i sindacati, cioè se l'hai assunta in regola e se l'hai pagato i contributi. Questa è la prima stupidaggine che volevo dire. E non beccherare anche i diritti. Non beccherare anche i diritti, perché i diritti, come tutti i miei libri, vanno a delle associazioni che fanno delle robe buone. Però ti ha permesso di dire anche cose indicibili. Questa però è la verità vera, che non me la sono inventata io per il libro. La scimmietta c'è, esiste. È la verità, è mia compagna da 67 anni, è qua sulla mia spalla, se fate attenzione la vedete, ma guardate che ce l'avete anche voi, eh? Abbiamo tutti, chi uno sacchiotto, chi una scimmietta, siamo tutti doppi, e io e lei viviamo insieme da tanti anni. Secondo me il segreto è accorgersi che ce l'hai, fare amicizia e cercare di conviverci, si chiama gestire la propria precisione. Perché siamo veramente diversi, cioè io mi sveglierei al mattino alle 9, questa alle 5 e mezza metto la sveglia. A me piace leggere, a lei piace scrivere, e lei è gotica dei due, molto gotica. Figuriamoci se io mi fosse venuto in mente di scrivere una biografia a 67 anni. Oltretutto scrivere una biografia in vita pare anche che porti sfiga. Lei ha insistito da morire, io ero contrario. E tutto il libro, come tu sai, lei dice delle robe che... Si dissocia da te più volte. Certo, io dico, no, non dirla, parla di soldi, di miliardi, come fossero noccioline, mi ha fatto molto arrabbiare. Ha raccontato come ci siamo beccati io e mia moglie, ha raccontato il nostro viaggio di nozze, robe anche che volevo... Tra l'altro moglie non mi parla da allora. Ecco, sempre per calarlo nel bolognese, noi bolognesi sai che non abbiamo ti amo. Non c'è, noi diciamo a voi di Mondiban, ti voglio molto bene. Ti svelo che neanche in piemontese c'è. E penso e tu però che non ci sia nessun dialetto. Forse il dialetto non ce l'ha, perché era un sentimento forse quasi da oscurare. Perché il dialetto nasce in momenti in cui era impensabile dire ti amo. Anche noi diciamo, ho capito dove vuoi andare a parare. Perché quando ero in viaggio di nozze con mia moglie, io per dire a mia moglie che l'amavo, ma era la scimmietta che parlava. Gli dicevo, sei contenta che mi piaci? E lei mi guardava e cercava di spiegarmi che sei contenta che mi piaci non equivale a ti amo, no? Però mi guardava sulla spalla mentre lo diceva, perché lei, la mia scimmietta, l'ha beccata dal primo giorno. Però è così, è bello avere una scimmietta. Io ci bisticcio solamente, però è fantastico, ti tiene compagnia, puoi gestire meglio la tua solitudine. È il doppio pensiero che abbiamo, mi sarà capitato un sacco di volte relativamente ad un problema, ad avere all'interno di noi un'indecisione nata da due visioni diverse, da due decisioni diverse. Ed è fantastico discutere tra sé e sé, vuol dire tra voi e la vostra scimmietta. E io alla fine ho accettato, infatti si chiama autorizzata malvolentieri, ma l'ho obbligata, come tu sai, a leggere 53 libri, se no non lo scriveva, perché chi non legge non può scrivere. Beh, non è detto, Toninelli ha scritto un libro, quindi chi? Non è... Toninelli ha scritto un libro. Quindi... Vabbè. Sì, no, ma non può scrivere... Sarebbe la regola, diciamo. Stavo dicendo... Scusa. Sì. Ecco, quindi non può scrivere... E allora lei ha detto, ma si mette a Proust, cioè questa qua si mette delle robe, non è che gli ho fatto leggere libri di ricette. Certo. E alla fine siamo andati d'accordo su questo tema. Io personalmente ho scritto solo l'introduzione, questa che è stata, di cui una parte è stata letta, molto bene, grazie, un onore, e il finale con la tecnica di Proust, che li scriveva alla fine insieme. Certo. Ecco. Le scritte io, ma tutto il resto l'ha scritto lei.
Tra l'altro, a proposito di, appunto, dell'affetto e di tua moglie e del racconto che tu fai lungamente nel libro di come l'hai conquistata, citando tra l'altro Fellini, ti confesso una cosa che è stupida, ma io per un lungo periodo, quando ancora non eri diventato anche un personaggio pubblico, io ero convinto che tu fossi romagnolo. E non conta solo Tonino Guerra e la tua amicizia e il tuo legame, però tu secondo me hai di questa terra alcune cose profondissime, che sono appunto anche la capacità a volte di inventarsi un mondo. Ti sei mai sentito in qualche modo affine? Devo dirti di sì, un sacco di gente mi chiede se sono emiliano o romagnolo, un sacco di gente commenta di questo e a me fa piacere, io sostengo, mi spiace perché magari siete tutti emiliani in sala, ma comunque che il romagnolo è il popolo più sveglio d'Italia. D'altra parte, pensaci un attimo, questi hanno 80 km di costa e fanno 5 volte i turisti della Sicilia, che ha 1800 km di costa e diciamo anche, senza nulla togliere la Romagna, un po' più bella per la siciliana. Vuol dire che sono bravi. Sai com'è nata? Sai com'è nata? È bellissimo perché dimostra il lavoro di gruppo. Immaginatevi la scena, 3 bagnini romagnoli sfigati, inizio del Novecento, con le loro spiagge tutte vuote. Ed erano lì i 3 a discutere, dice, cosa facciamo? Cosa facciamo? E lì è bellissimo perché è proprio, si chiama la creatività di gruppo, devi liberarti. E l'unico modo per inventare le cose è stare insieme in meeting, un gruppo di persone, e cominciare a dire, ma anche puttanate, e poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra. A un certo punto uno dei 3 dice, pensa che genio, dice, e se vendessimo l'ombra? Madonna, e se vendessimo l'ombra? Sono romagnolo. Allora l'altro dice, ma certo, che idea, ma magari anche i nostri cappelletti, perché là fanno i cappelletti di magro, non è che fanno i tortellini in Mortadella come voi, anche i nostri cappelletti gli piacciono, e già anche i nostri valzer così noiosi magari gli piacciono, e nasce la riviera. Ecco come nascono le grandi cose, no? Nascono da idee semplici, l'idea deve essere sempre semplice, e soprattutto di gruppo. E io nel libro cerco di spiegare, guarda, ti svelo la verità perché l'ho scritto per il branco, quelli che io chiamo il branco, no? Il branco della prima ondata, il branco della seconda. Nel corso della mia vita ho avuto 132 soci, li ho contati, e sono molto onorato del fatto che sono amico con tutti ancora, anche perché ormai non sono più soci, purtroppo 3 ne mancano, ne parlo approfonditamente con i 3, perché volevo rivelare che il segreto di un euro prima, di Italy dopo, è il branco. Poi io faccio bella figura perché sono chiacchierone, quello che va in giro, ma senza loro non avrei combinato niente. E hanno tutti un soprannome questi 132, perché tu hai questa abitudine di marchiare, no, le persone con cui lavori. E il fatto che sono nato nel 54 in Langa, in campagna, che se c'è qualcuno di voi che è nato in campagna sa benissimo che diamo i soprannomi, come sa benissimo che poi i soprannomi si tramandano di padre in figlio, no? Sì. E quindi darsi un soprannome è bellissimo. Per esempio, noi siamo 3 amici veramente di cuore, e a me mi chiamano Infarina, e mi chiamano Farina da sempre, anche quando ero al liceo, il Farina. Uno si chiama Prandi, lo chiamiamo Prandù, e siccome il terzo è meridionale, calabrese, lo chiamiamo il Manda. Il Manda è un diminutivo di mandarino, perché all'inizio quando arrivavano i meridionali li chiamavano il mandarino. Certo. Gli è andata bene, perché all'inizio non si chiamava mandarino. Ed è il motivo per cui i mandarini si chiamano mandarini. Il motivo per cui i mandarini si chiamano mandarini, perché arrivavano di là, cioè tutti gli agrumi arrivano dalla Cina, e allora anche i mandarini, il Manda, quindi Farina, il Prandun e il Manda, e poi tutti gli altri ci davamo dei soprannomi straordinari che poi restavano. Ma siamo stati un gruppo, e lo siamo ancora adesso, non so, ne avrò una 30 nell'ultima attività che ho in piedi, gruppo straordinario, perché è bello lavorare insieme in amicizia. E sai quando vedi, quando capisci se sei amico vero? Quando le robe vanno male, perché quando vanno bene è più facile restare amici. Certo. No? E quando le robe vanno male che capisci, no? Sì, sì. E ti giuro che mai nessuno mi ha tradito, io non ho mai tradito nessuno di loro. E spero che tu abbia apprezzato che su 600 pagine, perché purtroppo non mi è venuto di meno, è il difetto di questo libro, poi se voglio parliamo, è l'altezza.
Ebbene, ce ne saranno 200 dedicati ai miei successi e 400 dedicati ai miei errori. Ci sono anche delle figure, diciamo, epocali, che però tu racconti senza alcuna difficoltà. Per esempio, io sono amico in qualche modo di Fabio Volo, col quale ho lavorato qualche anno fa. Tra l'altro, Fabio, secondo me, è una persona con cui facilmente hai trovato una sintonia, perché è un altro sognatore concreto, è uno che non è un caso che venda così tanto e magari qualche volta, come ti è capitato, venga anche espulso dalla comunità editoriale, perché quelli che hanno successo in questo paese sono un po'... Poi soprattutto è perfino difficile per voi giornalisti diventare scrittori, me lo diceva stamattina Michele Serra, diceva, se io, poi mi hanno sdoganato con gli sdraiati, ma altrimenti diceva, figura di un imprenditore scrittore. Assolutamente. Un giorno Baricco, che mi vuole bene la Madonna, però un giorno mi ha detto, ma se io aprissi una salumeria? E io gli ho detto, ma io ti aiuterei, quindi fammi l'editing. Certo. Era un libro di anni fa. Certo, certo. Tanto ti hanno accusato di essertelo fatto scrivere, naturalmente, ma questo è un grande classico. Però con Baricco... complimento. Ah, certo. No, ma torniamo, perché io l'ho buttata lì la figura con Volo, quindi adesso la raccontiamo, anche se sei nel libro. Se ti va. Io ho una fondazione ad Alba, a Fontana Fredda, dove facciamo le robe che fa Montroni qua. Li chiamiamo incontri di resistenza permanente, perché noi chiudiamo col 25 aprile, che per me è il giorno più importante dell'anno. Dovete sapere che sono figlio del comandante partigiano. Io ogni volta che vengo qua mi commuovo quando vedo, le ho contate, sono quasi 2000, sono quasi 2000 i volti delle persone morte di Bologna per la resistenza. Quindi siccome il ciclo incomincia il 1° di novembre e si chiude il 25 aprile, dove festeggiamo la resistenza, facciamo tipo una quarantina di incontri molto interessanti, li chiamiamo lezioni di resistenza permanente, dove chiediamo a tutte le persone che vengono di tenere una lezione su un valore che loro ritengono in estinzione. E quel giorno toccava a Fabio Volo, di cui ero, e adesso fortunatamente sono ritornato, grande amico. C'è stato un periodo. Potete immaginare la scena, ci sono state, noi abbiamo 560 persone di capienza, c'erano più di 700, si arrivavano le Vigili del Fuoco, tutti i suoi fan, di cui un sacco di ragazzine, e lui inizia promettendo che avrebbe firmato un libro a tutti, avrebbe fatto un selfie con tutti, una roba da finire alle 4 del mattino, tutte contente. E solo che è successo che io, nel mio delirio, perché purtroppo a volte esagero, cioè non riesco a contenermi, succede che nel frattempo mi aveva chiamato Matteo Renzi, il quale era già stato trombato dal referendum, se ricordate, era segretario del partito, correggimi se sbaglio, era diventato segretario del partito e stava facendo un giro in Italia sul treno, non mi ricordo più, con l'obiettivo di raccogliere dagli italiani delle idee, e arrivava a Cuneo, arrivava dalla mia parte. Allora gli ho detto, ma vieni a dormire qua, ho fatto la fredda del posto, mangiamo cena insieme, dico, guarda, c'è anche Fabio Volo, presenta il libro. Ma lui non aveva, poverino, non aveva mica nessuna intenzione di infilarsi, sarebbe stato ad ascoltare. Io lo chiamo, lo faccio sedere accanto a Fabio Volo e comincia la discussione. Poi insieme a lui c'era Sergio Chemparino, presidente della Regione Piemonte, che era l'ultima cosa che voleva al mondo, era sedersi anche lì. E quindi si seguono questi due, anche spaesati, in un ambiente che non era proprio quello politico allora. E non succede che si incartano sullo Ius Soli Fabio e Volo e Matteo Renzi. Nel senso, tutti e due lo volevano, ma Fabio accusava la politica italiana di non aver fatto passare sta roba. E Matteo cercava di difendersi, e sta roba è partita. A un certo punto, non so che è successo a Fabio, si è alzato, ha detto, adesso andate tutti a fanculo, mi guarda e mi dice, tu non puoi trasformare la presentazione di un libro in una tribuna politica. Prende l'uscita di sicurezza lì e si mette a correre a piedi verso il cancello finale di Fontana Fredda, che era un chilometro. Io che gli correvo dietro, no Fabio, fermati, e me ne ha dette di ogni, e non c'è stato verso, è scappato. E quei due poveri cristi, che non erano colpevoli, il colpevole ero io, Renzi, e Sergio, sono trovati di fronte a questa platea di 700 persone, di cui quasi tutte ragazze, furenti, perché non potevano più avere il libro firmato, che avevano già comprato all'ingresso, e non potevano avere il selfie con...
tutti, è stata una scena pazzesca. L'unica volta in 10 anni che è successa la bagiera, ma proprio con Fabio. E ci ho messo 3 o 4 mesi a farmi perdono. Poi a un certo punto anche lui mi ha detto: no, forse ho sbagliato io, ho esagerato. Beh, forse un po' sì, dai, adesso lascia, anche perché per farti capire il personaggio, noi facevamo un programma, si chiamava Voli in diretta, e era durante le primarie Bersani-Renzi, e Fabio registrò sia con Bersani sia con Renzi, ma era una gag, una dichiarazione di assoluto sostegno, però con tutti e due, quindi le abbiamo mandate in onda una dopo l'altra consecutive, perché vuole piacere a tutti, come è molto normale. Ecco, tu farei un passetto indietro. Tu parlavi prima dell'amicizia, che è un tema ricorrente, poi andiamo sul capitano, sul tuo padre, sul comandante, anzi tuo padre, il capitano e quell'altro, mamma mia, che lapsus terrificante che ho appena avuto. E utilizzi all'inizio di ogni capitolo una cosa che un altro mio, diciamo, amico e frequentatore, si chiama Enrico Bertolino, che fa anche il formatore, chiama matrice, che non è quella della Meloni, ma è un'altra cosa, cioè dei diagrammi. Ecco, io ti assicuro che io, a differenza tua, non ho una mente, diciamo, particolarmente adatta né ai numeri, a questo tipo di ragionamenti. Qualcuno faccio un po' fatica. Per esempio, ho qui con me, c'è quello anche sull'amicizia, ma quello sul caos, e io non sono riuscito, me ne vuoi interpretare un paio? Ho qui quello sul caos. Caos è qua, così riesci a... Grazie. Allora, intanto spieghiamo loro, perché non lo sanno. All'inizio di ogni capitolo c'è quello che chiamano matrice, in realtà è un asse cartesiano. Cartesio, che come sapete era una persona molto noiosa, vedeva il mondo in bianco e nero, io sono pascaliano, sono per il mondo a colori, cioè lui, Cartesio, non ammetteva la via di mezzo, però inventa questa cosa straordinaria dell'asse cartesiano, che è stato ripreso dal professor Cipolla nel mitico Allegro ma non troppo, con la teoria della stupidità umana, credo che lo ricordiate, cioè mette in verticale chi fa del bene per sé, in orizzontale chi fa del bene per gli altri, e dice che i giusti, gli intelligenti sono a nord-est, cioè quelli capaci di fare del bene a sé. È un sistema, l'asse cartesiano, per spiegare con una forma geometrica e quattro parole una roba. E io l'ho utilizzata, ce n'è 60, sono 60 capitoli, 60 assi cartesiani, per trasformare questa cosa che in realtà è un romanzo, perché è un romanzo, è scritto romanzato, cioè l'incipit del libro è Joe, vai su e offrigli 2,5 milioni. E Joe mi dice: ma tu sei pazzo, questi qui mi mandano a cagare, questi qui chiedono il doppio. Joe era Gian Bastianic, era febbraio del 2009 e dovevamo prendere questo edificio straordinario di New York, che poi è stata la fortuna della mia vita, quindi di fronte al Flatiron e avanti così. Quindi il libro è un romanzo, ma questa è una tecnica per trasformare il romanzo in saggio, cioè diventa un saggio per chi li capisce, chiaro che... Io purtroppo... Allora, caos e successo. Normalmente si pensa che il caos porti all'insuccesso. Io cerco di dimostrare che il caos controllato, col caos controllato può avere un grande successo, spendendo meno e facendo cose buone. Quindi ho messo in verticale caos, immaginate più e meno, più caos, meno caos. In orizzontale successo, quindi meno successo, più successo. Quindi è chiaro che a nord-ovest, quindi molto caos e insuccesso, c'è la categoria dei casinisti. Non è difficile capire. Certo. Sono casinisti che parlavano caos puro e sbagliano tutto. Dalla parte opposta, cioè a sud est, quindi che vuol dire grande successo con poco caos, sono i tecnici strutturati, cioè le persone che odiano il caos si strutturano e hanno successo, cioè quelli bravi. A nord est, la categoria che piace a me, ci sono quelli che nel caos hanno successo, io li chiamo gli umanisti galoppanti. E è chiaro che a sud ovest c'è quelli che no, non hanno caos perché sono tutti precisini, ma hanno insuccesso e li chiamo i disperati, non quelli che si preparano, tutto va bene, ma non combinano tutto bene. Qual è la differenza fra noi imprenditori? Ci dividiamo veramente in due categorie: l'umanista galoppante e il tecnico strutturato. Vi faccio esempio: quando io vendevo, la mia prima azienda era Unieuro, il mio grande concorrente di Torino era Stivani, certo, che adesso non c'è più perché ha chiuso, perché era troppo tecnico strutturato, cioè lui doveva aprire le filiali, ha incominciato a comprare i bilici,
per trasportare la roba dalle filiali, perché mi ha detto prima mi devo attrezzare, devo avere i bilici, devo avere il magazzino centralizzato. Quindi ha comprato i bilici, ha comprato il magazzino centralizzato, tutto a posto, ma poi non trovava le location giuste, quindi non ha aperto le filiali ed era attrezzato. È un tecnico strutturato che va male. L'umanista galoppante è quello che riesce a fare delle robe. I due mantra di Italy, di un euro prima e di Italy dopo, era: abbiamo dimostrato innumerevoli volte di ottenere grandi risultati con mezzi limitati. L'altro mantra è: meglio avere 10 idee al giorno di cui 6 sbagliate che 3 solamente giuste. Guarda che se tu poni il tema, il 90% delle persone ti risponde: meglio averne 3 giuste. E certo, li comprendo perfettamente. Noi siamo di quell'altra parte là, perché intanto 4 è più di 3. E i 6 errori ti aiutano a capire, tanto ti diverti da morire degli errori, perché gli errori ti danno adrenalina. Infatti anche le sconfitte le racconti in qualche modo con un... Ho voluto raccontare, perché in generale io sono considerato una persona di successo, ma non c'è nessuno di successo che l'abbia bloccato tutte. Certo. Intanto bisogna avere un fattore che conta più della bravura, più dello studio, più di tutto, che è il culo, la fortuna. E io nel libro... Che è decisivo, questo è importante. Però non tutto. Vi svelo che a metà del libro, per la prima volta la racconto, dovete sapere che io una ventina di anni fa, a forza di provarci, ho trovato l'algoritmo della fortuna. Cioè io ho trovato la formula perfetta che, se applicata, ti fa avere un culo pazzesco per tutto il resto della tua vita. L'ho trovato e l'ho applicato e mi è sempre andato bene. E lì, per la prima volta nel libro, l'ho pubblicata, ma quella non la svelo, perché no, secondo me vale il viaggio a comprare il libro solo per leggere questo capitolo, applicare la regola che io indico, e vi giuro è garantito al 100%, vi garantisco al 100% che se fate quelle robe scritte nel capitolo sulla fortuna avrete una fortuna così per il resto della vostra vita. L'hai capito adesso? Sì, adesso qualcosa ho capito. Tra l'altro tu hai cominciato ad avere fortuna da giovane, quando facevi le schedine ai militari e vincevi. Anche lì ancora l'algoritmo era da perfezionare, però la cosa che si capisce nel libro, poi l'hai anche già raccontato, ma è divertente, che non solo l'insuccesso, ma la tensione, la pressione, il pericolo in qualche modo ti eccitano, e c'è questa immagine che io non mi toglierò mai più, insomma, ma quello chiunque legga il libro... Non raccontarla perché mi vergogno. Ah, perché? No, è divertente. È una di quelle robe che la scimmietta non doveva raccontare. Però la scimmietta lo dice, quindi io non so se posso raccontare che tu a un certo punto... No, va bene. Facciamolo scoprire, però diciamo che a me l'inquietudine... E l'essere lì al limite, il non sapere se ce la fai, è una roba che mi piace, da qua mi fa godere, mi piace. E svelo nel libro anche quello che è successo, in questo senso: quando ero piccolino dovevo andare da Don Valentino a servire una messa e stavo arrivando con grande ritardo, ed è lì ho capito che la mia vita doveva essere segnata dalle inquietudini. Ecco, la scimmietta ti fa passare ogni tanto anche per un... non dico plateale bugiardo, però insomma per un contrattatore molto abile, no? Per esempio tu prima citavi questa scena del ferro da stiro che deve diventare l'Italy di New York, e quella trattativa è molto divertente, soprattutto perché l'hai fatta con il joystick, utilizzando una persona che nell'immaginario collettivo, cioè Joe Bastianich, è la persona più risoluta e priva di dubbi che possa esistere. Cioè esce quasi una tua manipolazione nei confronti di questo uomo che siamo abituati a vedere lanciare piatti in giro per studi televisivi. La verità è che è vero, Joe Bastianich è una persona timida e per bene. Lui ha l'8% di Italy USA, che è una roba seria, insomma, importante, ma è stato grazie a lui che ho trovato questo luogo splendido, perché lui mi aiutò da matti. Mi procurò 100 appuntamenti, io vidi 100 immobili su New York per 3 anni. Finché trovai quello giusto, e quando trovammo quello giusto, che è nella posizione più pazzesca, allora pensate, la città più importante al mondo, New York, non vi è dubbio, ha le due vie più importanti della città più importante al mondo, dunque sono le due vie più importanti al mondo. Una è la Quinta Avenue, sapete che taglia in mezzo? New York è fatta proprio di una semplicità enorme, perché ha 10 avenue in verticale da nord a sud e 100 street da est a ovest, facilissimo. Infatti tutti noi che andiamo a New York, tanto la prima volta che ci andiamo pensiamo di esserci già stati,
perché abbiamo visto talmente tanti telefilm, hai presente il fumo che esce dai tombini, i taxi gialli, ma io qua sono già stato. La seconda cosa perché ci piace da pazzi New York è perché non ci perdiamo mai. Voi andate, provate ad andare a farvi un giro a Pechino, vi devono venire a prendere, insomma, no? Io non ci perdiamo mai, perché è facile, dici quinta con 23, tu segui la quinta e 23, è facile. Loro hanno avuto sta fortuna di chiamare le vie coi numeri, non avendo eroi, non avendo Garibaldi, Cavour, sapete, la roba più vecchia che c'è negli Stati Uniti è Fort Alamo, 1836, non avendo eroi a sufficienza per chiamare le vie, le hanno chiamate coi numeri, e quindi diventa semplicissimo per noi viaggiare. Sono tutte, vi dicevo, perpendicolari tra loro, tranne una, che è la Broadway, che la attraversa perpendicolare, no? E le becca tutte, ed è una via straordinaria. La Broadway si becca con la quinta nel cuore di New York, proprio nel centro pieno di New York. E lì un italiano costruisce il Flatiron, perché solo un italiano poteva essere così pazzo, in questo triangolo, perché si crea il triangolo tra la quinta, il Flatiron fa questo edificio fantastico. Questo è stato il primo grattacielo al mondo, 1903, 22 piani. Cioè nel 1903 22 piani era una roba, aveva, credo sia del 31 l'Empire State Building, no, siamo nel 1903. Nel 1906 costruiscono di fronte al Flatiron un altro grattacielo, ma per rispetto lo fanno... 7 piani più basso, 15 piani, ma molto più grande, e lo chiamano Toys Building perché c'era la fabbrica di giocattoli sopra e a piano terra l'emporio, il grande negozio, e tutti gli americani sono andati lì a comprare, ma era chiuso ormai perché nel 2009 c'era stata la crisi bestiale l'anno prima, ricordate, Lehman Brothers 2008, e New York era in uno stato, c'era 2/3 dei negozi chiusi for rent. Gli Stati Uniti sono fatti così, on off gli americani, siamo in crisi, finita la crisi, ripartono. Gli americani è gente che c'è la crisi degli immobili, bene, valgono il 30% in meno, io lo vendo il 30% in meno, poi con quei quattrini cercano di fare altro. E lì avevamo trovato il posto della nostra vita, lì dovevamo fare Italia a tutti i costi, solo che il proprietario chiedeva giustamente, ed era già un prezzo basso, 5 milioni di dollari l'anno di affitto, oggi varrebbe 12 milioni. E io mando Gio a offrirgli la metà. E Gio non voleva andare, ha detto tu devi andare là. E lo gaso, proprio all'inizio del libro, c'è tutto, sai che poi la mia scimmietta, che lo gasiamo tra me e lei in una maniera che lui a questo punto parte, però io dico aveva la faccia proprio di un limone spremuto, avete presente quando spremette il limone, che poi tante ne avevo dette, e sembrava uscito da una tricea. Però va su e ce la fa. Ce la fa incredibilmente, torna giù e mi dice sei proprio un bastardo, ma avevi ragione. Quello che ci dici tu del tema del bugiardo, diciamo che la mai bugie, regola numero uno del marketing, non è dire mai bugie. Un venditore che dice bugie gli può andare bene un po', ma proprio la prima regola del marketing, dir sempre la verità. Io ritengo di essere abbastanza bravo a pompare, cioè a caricare di valori immateriali, quello che dicevi tu prima, cioè creare l'esperienza oltre il prodotto, se ho un prodotto in mano straordinario, ma non sono merchant de tapis. Però abbiamo inventato da tempo, io e la scimmietta, quella che chiamiamo verità flessibile. Si chiama verità flessibile. Esempio, racconto nel libro la grande traversata che ho fatto da sapere che il 25 aprile, giorno cioè importantissimo, del 2011 apro Italy a Genova. E bevo Barolo 82 perché e montiamo monto su una barca a vela e vado a New York a vela, naturalmente c'era un certo Sordini a guidarla, perché col cavolo non ci sarei mai arrivato. Ebbene, e sapevo che in piena regata lui compiva gli anni 45, del 66, e quindi volevo aprire una bottiglia della sua età, no? Il problema è che nel 66 il Barolo non l'hanno proprio fatto, cioè non c'era, era andata male la vendemmia, ma l'anno dopo è stato forse una delle più grandi annate del secolo di sempre, il 67. Quindi io cosa ho fatto? Ho preso dal 67, buonissimo, e gli ho messo sopra l'etichetta, fatta stampare come fosse originale, quasi 1966, perché non avrei mai raccontato una bugia, non gli ho
Così hai dato valore al tuo gesto. Non gli ho scritto 1976, sarebbe stata una grande bugia. Una truffa, certo. Quasi 1976. Certo. Questa è la verità flessibile che abbiamo sempre cercato di applicare. Ma ragazzi, ma quante volte tu per primo, tutti noi, abbiamo usato un po' di verità flessibile? Quelle che noi chiamiamo, come bugie bianche. Le bugie bianche, come no, certo, assolutamente. Bianche come la Democrazia Cristiana, vedi come tutto si tiene. Ma ecco, tu tra l'altro dicevi, domanda che non posso non farti, te la fanno tutti nel libro, ne parli, un venditore che dice una bugia perde la fiducia non solo del pubblico, perde la reputazione, che è una cosa che si vende, anche quella, no, in qualche modo. Ecco, se uno dice perdo il referendum e mi ritiro dalla politica, poi magari precipita da quello che era un consenso reale, concreto, ha invece una figura molto più marginale. Tu lo racconti perché racconti un innamoramento vero. Io poi, insomma, stiamo parlando di Matteo Renzi, naturalmente. È una figura da vecchio comunista emiliano, lo dico piano, per la quale ho sempre avuto, non dico diffidenza, però io capisco invece chi ha amato quella ventata. Tu racconti l'incontro, tu racconti il momento in cui ti offre un posto nel suo governo, quel giorno in cui scriveva arrivo, magari il tuo nome è stato cancellato all'ultimo, e racconti anche, questa cosa mi ha molto colpito, perché gli amici ti dicono la verità, il giorno in cui vai alla Leopolda e dici dobbiamo tornare simpatici, che è esattamente ciò di cui c'era bisogno in quel momento. Invece la linea è rimasta un po' quella. Secondo te perché adesso quello che era il più simpatico di tutti è diventato il meno simpatico, e perché invece l'amicizia è rimasta, l'affetto, però anche la stima, insomma? Dunque, intanto svelo che non è vero che ha cancellato il mio nome all'ultimo momento, tutt'altro. Lui mi chiama e, sapete, ci sono delle cose, dei momenti in cui... No, non è stato cancellato per un tuo diniego. No, non io ho detto perché... di no. Esatto, no, gli ho detto di no subito. Lui ha offerto 3 posti di ministero ai suoi 3 consiglieri principali, quindi agricoltura e turismo a me, cultura Baricco, economia ad Andrea Guerra. E tutti e tre le abbiamo detto di no. Gli amici. Ma io dico di no perché io non sono mica così sicuro di poi essere bravo a farlo un ministro. Non è detto. Intanto con gli imprenditori di successo abbiamo già dato, giusto, per una ventina, sì, d'anni. Però tu avevi meno conflitti di interesse. Ma non è assolutamente detto che uno che è bravo in una roba poi sia bravo anche nella politica. Io poi ho un'idea antica, sono il fatto che la politica debbano farlo i politici, che devono studiare la politica e devono farla bene. Ben pagati magari? Perché io questo ben populismo, perché devono essere poco... Molto ben pagati i politici di governo e pagati infinitamente meno gli altri. Perché tu non puoi pagare quelle cifre che abbiamo adesso per uno che fa il deputato, che fa niente. Cioè, un deputato guadagna 5 volte un sindaco. Cioè, tu hai idea del culo che si fa? E adesso sono dei pigiabottoni anche per questa legge. È come se noi in un'azienda paghiamo il terzo, quarto magazziniere di più che il capo dell'ufficio acquisti. Non funziona. Certo. Tu devi pagare in base alle responsabilità, no? Quindi, tornando a quel momento lì, sì, è stata la prima, unica, vera, grande cazzata che lui ha fatto. Perché prima non l'aveva fatta, poi dopo ne ha fatte diverse. Quella roba lì di andare a dire... Che poi andava bene dirlo, prometterlo, però poi bisogna farlo. E tocca farlo. Secondo me gli è scappata sta roba, ti sarà capitato anche te nella vita, no? Il problema è quando ti scappa davanti a Fazio con 3 milioni di persone che ti guardano, nel pieno, forse lui ne aveva di più perché era un momento che tutti lo seguivano, lui usciva da quel 41%. Assolutamente. Tu non l'hai neanche votato quella volta del 41, sì? Sì. Sei sì, stato sì. obbligato. Però l'ho votato, e questa è una cosa secondo me che abbiamo in comune, in funzione antipopulista, perché non si ricorda, e quello è l'errore che secondo me invece l'ha perso, che quel voto lì era un voto per Renzi, per il PD, per quel PD, ma era anche il voto di chi temeva che ci fosse il sorpasso del Movimento 5 Stelle. E quindi era un voto un po' drogato, era un po' come quando il PC superò la Democrazia Cristiana dopo la morte di Berlinguer. Intanto era un voto di testimonianza, come quasi sempre il voto europeo. Che non la superò mai, però ci arrivò molto vicino. Ci fu, no? Esatto. Molto vicino. Era un voto di testimonianza, sì. E lui se lo vestì invece, no? Perché io ho creduto molto con ragazzo, e continuo a credere che è stato un ottimo Presidente del Consiglio. Perché aveva idee chiare, aveva tenacia, sapeva di matematica e poi soprattutto era uno, a me piace che si svegliava alle 6 del mattino, si faceva un culo così fino a tarda notte. Cioè, un gran lavoratore, grandissimo lavoratore.
E punto negativo fiorentino, non toscano, fiorentino. I fiorentini sono una roba, io ho un po' il polso dei popoli italiani perché più o meno un Italy in ogni luogo, e quindi conosco quelli che criticano per criticare clienti, quelli che criticano per costruire, cioè per dirti sì, sì, certo. C'è proprio l'Italia, adesso non sto a dirvi, ma è così. I fiorentini hanno, non so perché hanno questa incazzosità, bisogna andare a studiare la storia, certo, vai indietro, vai a Savonarola, è una roba, sì, bravo, certo. Ecco, quella roba lì ce l'hanno, e lui che era riuscito a mascherare la sua fiorentinità fino a quel giorno, da quel momento che è stato preso in castagna, perché lui sapeva che non avrebbe mantenuto quella promessa, ma come non la mantiene nessuno di quelli che dicono smetto di fare politica, perché gli piace troppo, poi gli viene una sorta di stare in televisione e rivedersi, poi quando non ci vai più stai male, vai certo, con la testa, certo, come la cocaina, molta gente ride, ma le crisi di astinenza, molta gente dice ride il fatto che abbia cominciato facendo i quiz di Mike Bongiorno, invece questo è un segnale anche della volontà di apparire. Però ecco, tu dicevi la simpatia, dici, ma dopo le ha sbagliate tutte, poi andiamo via da Renzi, non voglio inchiodarti su questo. A differenza di uno che, per esempio, quando ha installato la prima lavatrice, ha fatto la cazzata, poi però ha chiesto scusa. Non so come dire, lì non ha chiesto scusa. No? Vuoi che racconto? Se vuoi, sì. No, un euro, incomincio a lavorare con mio papà, 1978. Mio papà aveva un grande supermercato alimentare, noi vendevamo alimentari, noi di famiglia siamo alimentaristi, ci chiamiamo Farinetti, mica a caso, mio padre ha sempre fatto il pastaio, eccetera. E quindi io arrivo in questo supermercato nel 78, avevo 24 anni, e mio papà, che doveva chiamarlo, voleva chiamarlo ipermercato, ed era obbligato a mettere un po' di non food per fregiarsi del nome di ipermercato, che lui odiava, aveva un repartino di elettrodomestici che era 5 metri per 4, in mezzo a 3.000 metri, e mi ha detto, ti che t'hai studiato, beccalo, tu che hai studiato, guarda quella roba lì, perché lui lo odiava. Perché gli avevano già portato i primi, i computer si chiamavano Amiga, Commodore 64, non so se vi ricordate, Bing, Bing, giocavamo con la biglia. E io arrivo lì, arrivo in questo modo, mi innamoro, poi adesso non sto a raccontarla, ma allargo reparti ogni notte. E poi arrivo un giorno che finalmente vendo la mia prima lavatrice. Vendo la mia prima lavatrice ad un signore single nelle Langhe, un signore anche di una certa età, più vecchio, molto vecchio di me. Allora, nelle Langhe ci sono queste figure di questi, noi li chiamiamo i barba nemmaira, gli zii non sposati, cioè io da soli, mi ordina la lavatrice e mi dice, ma lei viene così, ah, mi ha detto, figuriamo, ma certo, quindi mi studio, libretto di istruzioni, bene, vado là e faccio un figurone, perché le lavatrici vanno sbloccate, le devi aprire, le devi sbloccare, poi le devi collegare con l'acqua, bene, tracca, accendo, funzionava da dire, ero proprio contento. Se non che lui un momento mi dice, però mi faccia un piacere, facciamo almeno un lavaggio, io metto un po' di biancheria così capisco, e ho detto vabbè, lavaggio, va bene, e mi dà il detersivo, ma era il detersivo che lui usava, lui aveva mai posseduto una lavatrice, il detersivo che usava per il lavaggio a mano, e io non sapendo metto dentro un bicchierino, ma un po' di più, due, tre bicchierini, volevo fare bella figura, e accendo, ma non vi dico cosa è successo, cioè dopo un attimo sono cominciate a uscire bolle da tutte le parti, da sotto, da sopra, dalla guarnizione, bolle, io vedo sta roba, mi spavento, spengo la macchina, ma la macchina per mezz'ora ha continuato a buttare fuori bolle, a un certo punto eravamo io e lui coi piedi, pieni delle bolle d'acqua, un disastro, con questo che mi guardava, che non sapeva neanche cosa, era in silenzio e mi guardava con degli occhi, e io ero disperato, non sapevo come fare, no aspetti un attimo, ce l'ha un telefono, chiamo mia moglie a casa, dico Graziella, ma hai usato il detersivo, ma sei pazzo, nella notte, e allora ho cercato di convincere, ho detto non si può, sono stato 3 ore, gli ho pulito tutto il bagno, perfetto, perché sta macchina continuava a buttare, e poi gli ho detto torno domani mattina dopo alle 7 sono arrivato, ho rubato un fustino di Dasha o di Xan a mia moglie, sono arrivato e ho fatto lavaggio, però è stata un'esperienza che non potrò mai dimenticare. Hai chiesto scusa in un modo molto funzionale. Guardate che chiedere scusa funziona da Dio, ci sono delle robe che noi non usiamo tanto, che è chiedere scusa, prendersi la colpa,
Atene capta Roma ferro cepit, no? Chi perde vince, chi perde vince. Lite tra fratelli decennale sull'eredità, perché poi succede così. Pensate, se uno a un certo punto va dall'altro e gli dice: sai che ci ho pensato? Avevi ragione te, chiedo scusa, ho sbagliato, hai ragione te. Nel 99.9% dei casi l'altro risponde: ma no, ma anche tu hai le tue ragioni, e si fa la pace. Ma per fare la pace bisogna che il più intelligente faccia sempre il primo passo, prendendosi la colpa. È sempre più intelligente. Che poi cosa costa prendersi la colpa? Anche se non ce l'hai, anche se continui a pensare di non averla. E la terza cosa è perdonare. Perdonare è un iperdono che fai soprattutto a te stesso. Sono modi di fare che si sono un po' perduti ultimamente. Una sì. Volta erano al centro delle attività umane. L'altro giorno avevamo ospite proprio la Geppi Cucciai, una ragazza italiana che è andata a lavorare in Bulgaria, perché pare che la Bulgaria sia il paese europeo dove ci sono le migliori condizioni di lavoro per le donne, hanno la maternità più lunga. E diceva: non tornerai mai in Italia, perché in Italia sono tutti incazzosi. Sono tutti, al di là della facilità di trovare lavoro, di creare lavoro, cosa che tu hai fatto. Lamentosi. Lamentosi. Ma c'è un motivo. Qual è? Quando mi chiedono perché, io riesco a rispondere. Siamo al 23° posto su 27 paesi europei per indice di lettura. Punto. Certo, si legge poco. Abbiamo motivo, sì. È solo quello. Non leggiamo niente. Scriviamo più libri. Un paese che non legge, noi siamo i terzi per PIL, 23° per indice di lettura. Un paese che non legge non gli può venire voglia di perdonare. Infatti, quando io andai in America, negli Stati Uniti, soprattutto a New York, un popolo che legge tanto, notavo che tutti cominciano a parlare dicendo maybe. Certo. Ma non trovate che è bellissimo un popolo che comincia a parlare dicendo forse? Io trovo che è splendido. Certo. Infatti dedicai il negozio di New York al dubbio, no? Sì, al dubbio. Sì. Ho fatto un'indagine sull'incipit più usato in Italia. Sai qual è? Te lo svelo. L'incipit più usato in Italia è dicono che. Dicono che? Bellissimo. Dicono che, ma a me manda fuori. Ma dicono chi dice che, cioè dicono che, e poi di riparte uno ha una certezza. Sì, sì. E lo vediamo anche in questi tempi con questo discorso del Covid, no? Infatti. C'è della gente che parla, che sembra di essere degli scienziati, ha studiato tutto loro, si sono letti tutta la Costituzione, sì, sì. Non ha letto interpretando niente. La casaccia. No, ha sentito l'articolo 32, ha letto sì, niente. Sì, sì, ho sì, sentito sì. Uno in televisione diceva l'articolo 32, e dice: beh, che è l'articolo 32 della Costituzione. Ma guarda, ti dico, venendo qua in taxi, il mio tassista ha sostenuto che il vaccino sia correlato alla perdita del ciclo mestruale delle donne, mi ha detto una mia amica di 50 anni l'ha perso e sarà entrata in menopausa, cioè giuro che non sto scherzando. Allora io ho fatto queste, non le faccio mai queste cose, ho scritto a Roberto Burioni, che credo sia un comune amico, gli ho detto: Roberto, scusa, ma ti risulta una cosa di questo genere? Mai successo. Allora gliel'ho fatto vedere, ho detto: ah vabbè, però dicono che dicono che. Senti, ti faccio una domanda tecnica invece, le persone qua avranno tutti il Green Pass, com'è andata con i tuoi, con gli store, con Italy? Hai avuto i... guarda, è la prima, ero molto emozionato stamattina. Perché secondo me da lì hai anche l'indice di intelligenza, no? dei tuoi paese. Collaboratori, che sono, i collaboratori sono più importanti del padrone mille volte, no? Cioè siamo al di sotto del 3%, quasi calcolato, cioè su 1800 sono stati a casa 40. Però metà, e sospettiamo che sia una furbetteria, sono messi in mutua. Ah. Perché c'è sempre il medico che ti manda in mutua quando tu lo chiedi. Questo secondo me è un altro problema del nostro paese, che non va bene. Sì. Non è neanche deontologico per un dottore firmare una cosa, sì. Di essere complice di questa codardia, del resto ci sono molti neofascisti. No, benissimo, molto contento. Beh, questo è un bel segno. Era una roba che ci tenevo. Sai che ci sono delle unità di misura, no? Sì, sì. Di noi le ha per capire, no? Certo. Cioè tu vedi uno che butta la sigaretta per terra o che non tira l'acqua dopo che ha pisciato in un bagno pubblico, ti fai un'idea. Certo. Ebbene, sono molto contento. Ti ha dato bene. Sì, ma i miei ragazzi, cioè, ho chiesto a mio figlio, perché io, come tu sai, mi hanno veramente rottamato. Che, tra l'altro, a proposito di figli, tu dedichi, abbiamo iniziato parlando dell'inquietudine come motore, tu hai scelto quello più inquieto per dedicargli il libro. Ho scelto quello più inquieto e quello più preoccupato, perché ragazzi, a noi sto Covid ci ha dato una mazzata.
Cioè, noi abbiamo avuto tutti gli Italy del mondo con i ristoranti chiusi. Per noi il ristorante è il 60% del giro d'affari, quindi meno 60. Poi siamo riusciti a fare meno 30 perché abbiamo aumentato le vendite online. Ma sto ragazzo è nota, l'abbiamo nominato amministratore delegato di Italy Mondo il 1 gennaio 2020. Quindi non so se vi ricordate, ma gennaio e febbraio del 2020 andarono benissimo, più 17 sul Life for Life, cioè una roba fantastica. E a marzo gli è arrivata sta bestia da fuori. E sono quando tu hai a che fare con degli elementi esogeni, ti senti impotente, un po' come la grandine per i contadini. Certo. Cioè, pensa al contadino che lavora tutto l'anno, sì, sì. E sai un giorno, come mi ha detto mia moglie, che mi ha commosso questa sera, perché poi eravamo chiusi in casa, io e mia moglie, con questo patema, i nostri tre bambini, bambini di 41, 37, 31 anni, come se c'è mamme qua, non pensano ad altro, le mamme e i propri figli, ma fanno, certo, bene, è naturale. E lei, i suoi tre bambini, perché uno a capo di Italy, l'altro a capo di Greenpeace e l'altro delle aziende agricole, e tutti in difficoltà. Ma noi è costata una roba che se non c'era un po' di fieno in cascina c'era da fallire, c'era da fallire. E l'Italia non ci ha dato una lira, perché non eravamo mai nei moduli giusti, no? Perché magari abbiamo perso il 30 anziché il 33, poi eravamo troppo grandi e quindi invece gli altri paesi del mondo ci hanno aiutato molto, Stati Uniti, Germania, molto la Svezia. Ah, sono stati fattuali, no, perché è una cosa che ogni tanto fai trasparire nel libro, insomma, che nonostante tutto, non so, forse ti saresti aspettato, non dico un po' più di benevolenza, ma ti hanno dato di quello, per esempio all'Expo che lavorava perché è amico di Renzi, di... Beh, normale, no? Beh, questo certo. Beh, normale che in casa non sei mai amato come fuori, no, però, negli Stati Uniti, cioè, questo libro lo presenterò al Lincoln Center. Certo. E quindi ci sarà una trasmissione televisiva. Sì, sì. Perché là sono considerati, sono... adorano, ma adorano l'Italia, adorano, ci vogliono bene, eccetera. In Italia, diciamo che Italy, che ha fatto un successo mondiale pazzesco, se tu mi chiedessi dov'è il paese in cui sei meno amato, direi l'Italia. Forse l'Italia. Non sono non amato, però meno amato. Però sì, certo. Poi tra l'altro là hai avuto anche, insomma, ti sei confrontato con la loro cultura, hai dovuto, io adesso uso una parola, che una delle domande banali che volevo farti, tu hai anche delle origini molto evidenti, familiari, insomma, che ti collocano in una posizione della storia molto precisa, però volevo chiederti se ti senti di sinistra, e la parola su cui, insomma, che emerge nel libro è sindacato, insomma, che esce, che negli Stati Uniti ti ha creato anche qualche balbettio, anche qua in Italia, lì l'imprenditore come... Ma sai, io sono ancora, attenzione, credo che le ideologie siano state un grande problema, non solo di questo paese ma del mondo. Tuttavia io mantengo un aspetto ideologico nel mio modo di pensare e di fare, e quindi credo che ci sia una netta differenza tra l'altruismo e l'egoismo, tra ricordarsi che non hai deciso tu dove nascere rispetto a dimenticarselo, eccetera, eccetera, no? Cioè, mm-hmm. Voglio dire. E quindi io mi sento sì di sinistra. Per me fare 1000 orti in Africa, come ho fatto, è di sinistra. No? Certo. Adesso non ti dico tutta l'altra roba che abbiamo fatto, le trovo con la sinistra, lavorare un po' per il bene comune di sinistra. Ti faccio un esempio di sinistra e destra. Fare cultura. Contro i sindacati, vuoi che parlo un attimo male di sindacati? No, ma per dirti, secondo me, da parte di un imprenditore, restaurare, fare l'ultimo grande restauro, l'ultima cena a Milano, spendendo un sacco di soldi, è di sinistra, perché togli profitto da te e lo dai lì per il bene comune. Ma perché l'ho fatto? Perché mi avevano spiegato che con questo restauro ambientale praticamente abbiamo cambiato tutte le macchine dell'aria in maniera che potessero, ci fosse più riciclo, invece di 40 persone per volta potevano starne 80, quindi avremmo raddoppiato il numero dei visitatori dell'ultima cena di Leonardo a Milano. Sapete che, provate a prenotare, vabbè, adesso che riparte, 6 mesi, 8 mesi per vedere l'ultima cena di Leonardo, e un sacco di stranieri vengono in Italia e poi non riescono ad andare a vedere, dice le balle, allora quando si dice quella cosa, ho finanziato questa roba, ho detto bene. Poi sai cosa è successo? Che i sindacati gli hanno detto no, bisogna lavorare di più, no, e qui non siamo riusciti a raddoppiare, no? I sindacati hanno fatto una roba di destra, capito? Secondo me, io questa visione qua, cerco di essere di sinistra più che posso, con 1000 contraddizioni, no? Uh-huh.
È chiaro che vorrei essere, io e le persone che invidio sono quelle che hanno deciso, pur avendo doti imprenditoriali, secondo me anche migliori delle mie, di restare poveri, non so, Gino Strada, Carlo Impetrini, so, hanno deciso di restare poveri, e io, Docciotti facesse l'imprenditore sarebbe miliardario, certo, con le capacità organizzative che ha. E quindi loro sono veramente i miei idoli, quelli che io invidio, io non ce la faccio, però nella mia vita più di metà di quello che ho sempre guadagnato l'ho destinato al bene comune, sono arrivato alla metà, un po' più della metà, tutto, mi spiace, non hai quindi fatto, non sono proprio di sinistra. Non hai fatto il ministro perché lì sarebbe stato complicato magari agire per il bene comune. Carlo Impetrini, allora ti hanno anche rimproverato nel libro, racconti per esempio l'inaugurazione di Hitler a New York, ma comunque, anzi mi dicevi prima, l'ho sentito stamattina, mi ha fatto piacere perché siete un po', diciamo, non so, lo yin e lo yang, non saprei come definirvi, di una filosofia, non chiamiamola ideologia, che però alla fine nel mondo ha avuto un impatto positivo. Enorme. Se non c'era Slow Food non riceveva Italy. E Carlin è il presidente dell'Università di Pollenzo, che lui ha inventato, io sono il presidente dell'associazione Amici dell'Università di Pollenzo, che è quella che deve trovare i quattrini. Che racconti nel libro in qualche modo ha salvaguardato. Quindi quando c'è grandi eventi, stamattina c'era l'inaugurazione dell'anno accademico, e Carlin ha invitato Renzo Piano, che io chiamo geometra, con cui ho un ottimo rapporto, lui all'ufficio, proprio attaccato a Italy a Parigi, al Marais, è la sua mensa, un buon rapporto, e qui ci tenevo a passare a salutarlo, eccetera. Ho visto Carlin, ho visto Michele Serra che mi ha detto di salutarti tanto. Un bel club, abbiamo un bel club. Beh, sì, abbiamo un bel test club. L'Università di Scienze Cose. Io mi onoro di essere dentro due università che sono le più fighe al mondo. Una è l'Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo, che crea i gastronomi del terzo millennio, laurea, e l'altra è la Scuola Holden di Baricco, che crea diciamo i writers, gli scrittori del futuro, anche lì università ormai ufficiale. E quindi lavoro con questi due personaggi, Carlin e Baricco, che insomma sono... Lo citi nel libro, ti senti un po' adesso... vecchio no, l'Holden cresciuto, l'Holden maturato, visto che lo citi nel libro, perché questo alla fine sembra quasi un romanzo di formazione scritto in età un po' più avanzata, i romanzi di formazione, se vuoi. Sì, come tu avrai notato, in questo passaggio tra il Novecento, tra la seconda parte del Novecento e i primi due decenni del terzo millennio, io sono cambiato. Certo, la storia è incisa, sono passato da essere un chierichetto baciapile a iscrivermi allo PSIUP. Ho fatto l'imprenditore in vari modi, però quello che è, lo scenario che sta intorno a me ha determinato i miei cambiamenti. Per esempio, un cambiamento enorme per me è stato conoscere Tonino Guerra. Ho conosciuto delle persone che mi hanno cambiato. Tonino Guerra mi ha insegnato a mettere un po' di poesia vicino a quello che faccio. Prima non ero così. Cioè dopo il 2000, il 99, quando ho conosciuto, sono 20 anni che sono un po' diversi. E ti ha influenzato come imprenditore, come filosofia imprenditoriale? Molto, molto. Tu pensi che quando lo invitai a vedere il primo Italy a Torino, l'avevo aperto da poco, e quindi l'ho invitato, lui è un personaggio pazzesco, e ho dato a Mark Ord, che è un film, non so voi, ma a Mark Ord è un film che io potrei rivedere 80 volte. E ogni volta mi diverto. E quindi sapete cosa vuol dire vedere Amarcord? Come si dice Amarcord o Amarcord? Amarcord, mi ricordo. E vedere Amarcord con Tonino Guerra, quello che l'ha scritto in prima fila lì, 400 persone, e con Tonino che fermava le scene per spiegarle. Per esempio la scena di Ciccio e Garcia sull'albero. Sapete quando dice voglio una donna, no? Che pazzesca. E Tonino, fermi che ve la racconto. Che Tonino legge sul giornale questa scena di questo al manicomio, che fuori da una finestra del manicomio urlava voglio una donna. Allora dice no, la devo mettere nel libro, sposta la scena al manicomio, questo olmo, immenso olmo, finto. Perché sapete era tutto fatto al mitico Studio 5 di Cinecittà, ha sempre girato intero. E quindi c'era questo povero Cristo di Ciccio che gli ha fatto dire per 3 giorni di fila voglio una donna perché non gli piaceva mai, con Fellini che gli diceva fallo più incazzata, e gli spiegava perché, e Tonino solo diceva no, fallo un po' più dolce, perché e questo povero Cristo, poi l'hanno anche dimenticato sull'albero, ma il bello di Tonino
e che gli dico: fammi un piacere, io avevo appena fatto Italy, era il primo, dimmi tu che cos'è, dimmi che cos'è. E lui mi ha detto: va bene, ci penso. Poi ragazzi, il giorno dopo mi chiama, perché lui mi chiamava tutti i giorni, numero fisso di Pennabilli, dal telefono fisso, diceva: Oscar, ho trovato, prendi una penna e scrivi Italy, un posto dove trovi quello che non cercavi. Sotto Nino, ha ragione. Ma se tu pensi in quella frase, c'è il marketing totale, no? Sì, sì. E purtroppo anche il lato negativo del marketing, la persuasione occulta, cioè vendere di più a quelli che vengono per comprare una roba e escono con tre. Certo. Dove trovi quello che non cercavi, un genio. Ma infatti lì credo che ci sia poi un po', se mi permetto, poi vedo già Romani in piedi, quindi stiamo chiudendo, mi stai dicendo, perfetto. No, mi sembra che ci sia, si diceva una volta, con la cultura non si mangia, tu sei riuscito a trovare un po' il contrario, cioè fai cultura mangiando in qualche modo, e in quel caso Tonino Guerra, che per il grande pubblico era lo sceneggiatore di Fellini, chi lo sapeva, un poeta, uno scrittore, un intellettuale, sì, però proprio... chi lo sapeva sostanzialmente, era diventato un personaggio talmente popolare con Un Euro che io mi ricordo lavoravo a Quelli che il Calcio e facevamo le parodie. Ora tu pensa quando mai è stato parodiato uno sceneggiatore, voleva dire che l'idea non era solo marketing, era marketing con... Lui quando siamo partiti era conosciuto dallo 0,3% degli italiani e poi era conosciuto dal 60%. Esattamente. E fui io, poi nel libro leggete come l'ho convinto, mi sono messo in pensione a Pennabilli per convincerlo a fare la pubblicità. È stato pazzesco. Ecco, il libro è molto bello e io sembrati i carabinieri in piedi così, io ho paura che ci portiate via da un momento all'altro. No, abbiamo visto quindi no, però lo dico veramente di cuore, perché facendo satira è un libro che, volendo, insomma, quando uno, come diceva Oscar all'inizio, scrive un'autobiografia si espone, si mette alla mercé degli altri e quindi il rischio della battuta salace, insomma, io ho cercato delle motivazioni per prenderlo in giro, ho fatto fatica, sarà perché mi sta simpatico, però lo consiglio molto perché è piacevole, la doppia narrazione è molto divertente, è pieno di aneddoti e ha di fondo appunto una piccola ideologia che ha costruito qualcosa di concreto che in questo paese non è sempre così facile, quindi lo trovo anche un libro molto italiano, come dire. Ti ringrazio perché perfino su Renzi sei stato tenero, come potevi dirmele di oggi. No, ma io su Renzi ho finito il repertorio, quindi non so. Va bene, vi ringrazio molto di aver ascoltato. Credo che adesso leggerai il finale, no? Che è di nuovo scritto da me. Hai scelto gli unici due pezzi scritti da me, io vi ringrazio molto. Se qualcuno lo vuole comprare ve lo firmo volentieri, tutti i quattrini del libro vanno al bene comune, non certo a me, non ho bisogno dei diritti per vivere, non faccio questo di mestiere, e vi ringrazio per questo pippone di quasi un'ora che mi siete beccati, prego. Grazie. Per l'altro esempio vi porto ancora più indietro nel tempo. Vedran Smailovic è un violoncellista bosniaco che prima della guerra ha suonato a lungo nell'Orchestra Filarmonica di Sarajevo. Nella notte tra il 25 e il 26 agosto 1992 un bombardamento ha distrutto la storica Biblioteca Nazionale di Bosnia ed Erzegovina. Dopo di allora, tra le macerie, ogni giorno e per 22 giorni Vedran ha suonato in solitudine l'Adagio di Albinoni per ricordare le 22 vittime di un colpo di mortaio esploso tra le persone in coda di fronte a un panificio. Non era soltanto un atto di pietà per le vittime. Quello di Vedran va letto anche come un pacifico ma potentissimo gesto di ribellione alla brutalità, un urlo di coraggio, la rappresentazione di un'alternativa possibile alla guerra, che è sempre crudele e inutile. Ecco, esistono due metodi per valutarsi: giudicarsi o confrontarsi. Il primo, come dicevo, è difficile. Con il secondo si fa prima e forse ci si arriva più vicini. Ritengo di essere lontanissimo da quelle due bestie che sono state impropriamente chiamate imprenditori, ma non così vicino al violoncellista solitario come vorrei. Insomma, dopo ciò che avete letto, fate voi. Mettetemi pure, a seconda di come mi avete percepito, nella posizione di chi vi pare, tra i due estremi della vergogna e della bellezza.
Diciamo che se proprio dovessi descrivermi, penso di assomigliare di più al violoncellista, ma prima di esibirmi avrei piantato uno dei miei soliti casini. Sì, è assai probabile. Forse avrei cercato di convincere altri 1000 maestri d'orchestra a suonare insieme a me. In uno di quei 22 giorni avrei chiamato giornalisti da tutto il mondo per una mega conferenza stampa. Alla fine dei concerti avrei indetto un'asta mondiale degli strumenti musicali usati. Con l'incasso avrei comprato strumenti nuovi e migliori per ognuno dei miei colleghi, pagato le spese sostenute e donato il rimanente, sperando in una bella cifra, alle famiglie delle vittime. E avrei organizzato il tutto con l'efficienza imprenditoriale che, magari, quei due bastardi che ridevano dei morti dell'Aquila possiedono pure, ma non con la loro spietatezza. Questo no, non con la loro miseria umana. Aggiungo che non sono affatto sicuro che avrei fatto meglio di quel meraviglioso musicista solitario, anzi, magari avrei rovinato tutto. Confesso che fino a qualche anno fa avrei preferito il violoncellista alla Farinetti. Oggi mi piace di più Vedran Smailovic. Adesso vi racconto il finale. Sarebbe un pensiero lungo, ma preferisco dirvelo in 15 parole. Ho riunito il branco e gli ho annunciato che, da grande, farò il violoncellista solitario. Lo dico pubblicamente, siete stati bravissimi, avete fatto la discussione, non è facile, perché siete due giganti, nei vostri ambiti siete due giganti. Grazie. Allora.